Una serata importantissima che si svolge come sempre qui a Castiglion Fiorentino, una serata di fair play, una serata di sport bello, pulito, trasparente. È un po' i valori che noi cerchiamo di esercitare tutti i giorni facendo business, lavorando nel settore farmaceutico, cerchiamo di rispettare tutte le regole e premiare tutti coloro, tutti gli sportivi che rispettano queste regole è sempre un grande orgoglio, un grande onore. Quest'anno poi c'è un parterre de rois incredibile, ci sono degli sportivi i cui nomi da soli fanno tremare i polsi, Giovanni Trapattoni, Antonio Di Gennaro, Carolina Costner, Arianna Fontana, quindi parliamo veramente di un parterre de rois dello sport italiano e mondiale. Non può esistere fair play senza Menarini, io stimolo sempre tutti a dire tutto d'un fiato fair play Menarini, perché ormai suona bene, è qualcosa che è inscindibile e siamo certi che andrà avanti. Un bilancio di stanchezza in primo luogo, però credo che sia, oltre che la 22esima notte magica, effettivamente una delle notti magiche più belle di tutte le 22 edizioni. Con le difficoltà che ci hanno riscontrato anche il fatto dei campionati del mondo, quindi il ritardo della data, eccetera, però credo che sia la presenza di personaggi così importanti, soprattutto anche nel mondo femminile, abbia dato ancora di più un salto di qualità a tutto l'evento in quanto tale. Credo che questa sera sia immerso in piena sintonia con quello che è il messaggio del fair play, proprio tutto quello che racchiude i messaggi relativi alle storie vissute, quindi sia giovani che meno giovani, e questo è quello che noi riusciamo ogni anno a tirare fuori, e questa sera in modo particolare. È un grande onore essere stato scelto ed essere stato premiato, è un riconoscimento sì professionale, ma direi che è un riconoscimento anche sotto un aspetto umano, e ci tengo a dire questo perché credo che quando si assegnano questi premi vengano valutate tutte situazioni che sono quelle sì di una carriera sportiva, ma soprattutto anche di un comportamento umano. Il fatto di non essere riusciti a concomitanza di alcuni momenti in cui magari qualche giocatore non era al top della condizione, magari poi i vari tifosi dicono se ci fosse stato questo, se ci fosse stato l'altro. La verità è che l'allenatore fa sempre il meglio di ciò che può fare, e purtroppo a volte anche i giocatori sbagliano magari la rete a pochi metri di distanza, e quindi certo che da tantissimi anni per il nostro calcio e per il nostro sport è una grande perdita. Beh, intanto Stefano è stato il mio calciatore, quindi gli voglio bene e mi auguro che veramente lui sa come mi comportavo con lui e come mi comportavo insieme alla squadra. È una piazza molto esigente perché Firenze è Firenze, e quindi Firenze ha cultura, storia, e quindi oggi ha avuto dei grandissimi campioni, insomma la Fiorentina di Amrin, la Fiorentina dei grandi campioni, e devo dire che però ha esperienza sufficiente e credo che anche saggezza per poter gestire bene questa squadra. Per me il fair play è quell'atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe avere nella vita quotidiana, non solo nello sport. Riuscire ad ammettere i propri errori tante volte è la cosa più difficile, che però poi alla fine è anche la cosa più semplice, perché tante volte è una cosa evidente ed è giusto, insomma, correre il rimedio e essere se stessi, essere naturali è la cosa migliore. I sacrifici sono stati tanti, e ho iniziato a pattinare da piccola, sono entrata in squadra che avevo 15 anni, ero via di casa, quindi sei, diciamo, la vita da teenager non è che l'ho vissuta più di tanto, però sono stati sacrifici che ho fatto più che volentieri perché avevo i miei obiettivi e sapevo dove volevo arrivare, e essere qua oggi è la conferma, insomma, che la testa c'era, il cuore anche.